Il terrore nella Repubblica francese è visto come la soluzione ad un momento di crisi totale. Per difendersi, la Francia ha fatto cose inimmaginabili. Inoltre, chi l'ha guidato in questo bagno di sangue, Robespierre, ha tirato su di sé tutto l'odio per questa violenza. La ghigliottina attende anche il suo più grande sacerdote. Il Comitato di Salute Pubblica ha basato il suo potere sul continuo stato di crisi in cui versa la Francia, contro i complotti monarchici e invasioni esterne. Nel tempo, però, sembra sempre meno probabile che i monarchici riescano a organizzare qualcosa. All'esterno si continua a combattere ed è dal fronte che inizia la fine di Robespierre. Le truppe rivoluzionarie sconfiggono in maniera decisiva le truppe anglo-austriache a Fleurus, in Belgio, il 26 giugno 1794. Il rischio di invasione, che ha dato fino a quel momento un immenso potere al Comitato di Salute Pubblica, cessa di esistere. E finalmente anche dal mare non sembrano esserci più problemi, come ai tempi di Tolone, quando l'intera flotta mediterranea si era arresa agli inglesi. Tra l'altro, se siete appassionati del mondo della guerra sui mari, il nostro sponsor fa il caso vostro, World of Warships. World of Warships è un videogioco tattico a squadre, dove andrete a guidare una delle più di 650 navi storiche sparse su 13 stati diversi. Siamo lontani dall'epoca dei galeoni, ma potrete navigare con le grandi protagoniste del XX secolo. Giocarlo è facilissimo. Andate nel link in descrizione, scaricatelo e sarete pronti a giocare gratuitamente. World of Warships è sempre online e ogni mese arrivano nuovi contenuti, collaborazioni tra le più variegate e nuove missioni di battaglia. Una marea di contenuti. Tra l'altro, usando il codice di invito in descrizione, per un breve periodo di tempo avrete anche una serie di sorprese. La Regina dei Mari, la nave da battaglia Bismarck, sarà vostra, oltre a numerosi altri bonus, come 15 giorni di premium e 1 milione di crediti da spendere in game. Cosa aspetti, ammiraglio? Ci vediamo su World of Warships. Se siete interessati a vedere qualche partita, saremo su Discord per salpare con le nostre bagnarole italiche. Il gameplay che state vedendo è proprio il nostro. Provatelo, ragazzi, vi assicuro che ne varrà la pena. Il link, come al solito, è in descrizione. Ma ora torniamo alla rivoluzione. I deputati della Palude sanno bene cosa comporta questa vittoria. Robespierre si è sporcato le mani per loro. È il momento di eliminarlo. In una seduta della convenzione in cui volano minacce, pugni e si tirano fuori anche coltelli, Robespierre e i suoi capiscono che sono spacciati. È il 9 Termidoro, il 27 luglio. Nessuno ha intenzione di difendere il gruppo che ha condannato a morte così tante persone. La sera del 28 luglio, senza alcun processo e dopo che un proiettile gli aveva distrutto la mascella, Robespierre è ghigliottinato con 21 dei suoi collaboratori. Né i sansculotti, né la Comune di Parigi e neanche le sezioni popolari si muovono a salvare Robespierre, Saint-Just e gli altri. I termidoriani prendono il controllo della rivoluzione. Questo colpo di Stato vede l'ala più moderata e meno repubblicano-democratica al comando. I giacobini non condannati vengono allontanati dalla Convenzione Nazionale e al loro posto vengono riammessi i girondini scampati al terrore. Per i giacobini e per i loro alleati, come i sansculotti, inizia un periodo di giustizia sommaria. I clubs giacobini vengono distrutti, alcuni membri uccisi senza processo e circa 100.000 vengono arrestati e processati. Dal terrore di stampo giacobino, rosso, si passa al terrore bianco, monarchico e alto borghese, promosso dalla gioventù dorata. Questa gioventù è la naturale risposta agli abusi dei sansculotti e dei giacobini. Una gioventù parigina, monarchica e alto borghese, raccoglie membri anche nel sud della Francia. Poco a poco, sotto questa nuova guida politica, tutte le misure eccezionali e le riforme volute dal Comitato di Salute Pubblica di Robespierre vengono cancellate. Si ritorna al liberismo economico. Il maximum, usato per calmierare i prezzi, è ritirato e viene ripristinata la libertà di commercio. La conseguenza diretta è l'ennesima inflazione degli assegnati, danneggiando gli strati più deboli della popolazione, tanto difesi dai giacobini. Davanti a questa nuova crisi economica, la Convenzione decide di stabilizzare la situazione esterna. Trattati di pace sono firmati con Olanda e Prussia, mentre Gran Bretagna e Austria continuano a combattere. Dopo anni decisamente movimentati, è arrivato il momento per la Convenzione di sciogliersi per le nuove elezioni. Ma prima della fatidica data, il 4 Brumaio anno quarto, ovvero il 26 ottobre 1795, bisogna sistemare ancora un paio di cose. La Convenzione decide di emanare una nuova Costituzione, anche nota come dell'anno terzo, dalla data 5 frutti d'oro anno terzo, ovvero il 22 agosto 1795. Questa ha due obiettivi: allontanarsi dalla democrazia giacobina ed evitare una reazione aristocratica. I repubblicani moderati e i monarchici costituzionali, i due gruppi a guida della Convenzione, si ispirano alla Costituzione del 1791.
il suffragio torna censitario, con la separazione tra cittadini attivi e passivi. La dichiarazione dei diritti sociali dell'anno primo è ignorata. Viene però aggiunta la dichiarazione dei doveri. Si trovano tra i vari doveri del cittadino la sottomissione alle leggi, il rispetto delle autorità e la tutela della proprietà privata. In sostanza, la Costituzione dell'anno terzo è ideata più come una difesa contro la dittatura che un'espressione della democrazia. Un'altra importante difesa contro le dittature è una sana divisione dei poteri, sempre con lo schema 3 di Montesquieu. Il potere legislativo è affidato a due camere, il Consiglio dei 500, che presenta le leggi, e il Consiglio degli Anziani, che le approva o le respinge. Il potere esecutivo passa ad un direttorio, eletto dal Consiglio degli Anziani, di 5 membri, con il compito di nominare ministri. Infine, il potere giudiziario rimane nelle mani della magistratura elettiva. Alle elezioni dell'ottobre 1795, lo spirito di completa violenza del terrore non si è ancora placato. La lotta si focalizza sulla legge dei due terzi. In base a questa legge, due terzi delle Camere spettano ai membri della Convenzione uscente, bloccando quindi la possibilità di grandi stravolgimenti. I realisti in particolare non la prendono bene, arrivando ad organizzare un'insurrezione a Parigi il 13 vendemmiaio anno quarto, o 5 ottobre 1795. La rivolta viene sedata dalle truppe governative a colpi di cannone. A guidare i soldati della piazza di Parigi c'è un giovane generale di origine corse, Napoleone Bonaparte. Dalle elezioni nasce una maggioranza monarchica. I repubblicani riescono ad entrare comunque nel direttorio. I sansculotti si possono definire estinti. L'ultimo tentativo democratico era chiuso nella congiura degli eguali, organizzata nel 1796 dal giornalista François-Noël Babeuf, nome in codice Gracchus. Babeuf, insieme all'italiano Filippo Buonarroti, organizza un movimento sotterraneo basato sull'uguaglianza politica e sociale, l'abolizione della proprietà privata e la gestione collettiva delle terre. La cospirazione però non fa molta strada. Babeuf viene scoperto e arrestato, mentre Buonarroti è esiliato. Si rifugia nei territori italiani, dove avrebbe aiutato, con la sua esperienza, i primi movimenti unitari della penisola. Babeuf non è così fortunato. Viene giustiziato il 27 maggio 1797. Nonostante tutto, la Repubblica francese sembra essere sopravvissuta al peggio. La nuova Costituzione è solida e i moderati guidano di nuovo la Francia. Le follie del terrore sono state lasciate indietro. La monarchia assoluta non potrà mai più tornare e la Repubblica lotterà per la libertà dei popoli di tutta Europa. La guerra che si prospetta è uno scontro epocale sul suolo europeo. Ed è proprio in questi periodi di incertezza che l'uomo giusto, al momento giusto, può fare tutta la differenza del mondo.